Ci sono stati dei cambiamenti nella disposizione dei vasi. Uno è sparito e se ne sono aggiunti altri due, come vi avevo accennato nel secondo controllo. Stiamo andando verso la fine di questi vasi, nel senso che per i prossimi, non per il prossimo controllo, ma in quelli seguenti, metterò delle esche per vedere che cosa cambia in quello che potrà cadere dentro ai vasi. Quindi vedete un po' dove ho messo i nuovi vasi e noi ci vedremo al prossimo controllo. Ciao a tutti, ho deciso di sistemare un altro vaso in prossimità della boscaglia vicino a casa mia, quella è casa mia. Questa è fuori dalla nostra proprietà, però secondo me è un bel posto dove inserire un vaso. Adesso cercherò di fare un foro con i miei potenti mezzi che sono questo coltello e vedrò se riuscirò a preparare il tutto. Ok, sono riuscito nell'impresa e come avete visto nell'altro video, dopo che mi sono ricordato che avevo questi vasetti da inserire, ho cominciato a inserirli per andare meglio a prelevare il vaso e poterlo controllare a dovere. Ok, quindi questo è diventato ufficialmente il terzo o il quarto vaso. Adesso devo vedere dove sistemare anche un quarto vaso. Adesso siamo rimasti con allora, con il vaso sull'orto, il vaso tra gli alberi e quello sull'etamaio l'ho tolto perché non mi piaceva la posizione. Sebbene sia stato l'unico a dare un po' di scossa facendo ritrovare una nuova famiglia. In realtà era sempre la famiglia degli arpalini, però almeno un insetto diverso dagli altri. E poi ne metterò molto probabilmente uno là avanti, sempre lungo questo fossato. Più avanti nel mio territorio, il territorio di casa mia, adesso vedrò di inserirne un altro. E niente, adesso vado. Ok, qui ci siamo avvicinati a casa mia. Non so se siamo fuori dai miei possedimenti o siamo dentro, siamo appena fuori dal cancello. Avevo idea di sistemare qui l'ulteriore vaso, quindi adesso mi prodigherò per riuscire a ficcarlo dentro questo terreno. Ho cambiato idea, dato che lì anche le rive sono completamente piene di ghiaia, quindi è praticamente impossibile scavare. Sono venuto dall'altra parte e qui sono riuscito a scavare. Non è nostra proprietà, però è abbastanza vicina. Adesso sistemo il tetto e poi ci siamo.